Allora, grazie per la presenza. Oggi un po' ci celebriamo, ok? Però è una autocelebrazione che presuppone però anche da un lato una voglia di non fermarsi, ok? Quindi non è che, però ogni tanto anche credo giusto fare il punto della situazione perché abbiamo avuto dei dati e quindi volevamo un po' raccontarli. Li raccontiamo alla presenza ovviamente non solo della stampa, ma anche delle organizzazioni, delle associazioni, alcune presenti qui con noi, che ringrazio perché il lavoro che abbiamo fatto e anche gli obiettivi che abbiamo raggiunto sono ovviamente un insieme di che cosa? Scelte ovviamente politiche. Totale sintonia con gli uffici regionali che si occupano appunto della applicazione delle politiche e concertazione con le associazioni, organizzazioni di categoria, altrettanto importante perché senza ovviamente una condivisione non è che si va lontano. No? Senza concertazione, quindi le associazioni e organizzazioni di categoria sono coloro che riescono a darci una, diciamo, impronta immediata, una fotografia immediata dello stato di salute dell'ecosistema imprenditoriale marchigiano, in più ci aiutano anche a definire degli obiettivi e dei percorsi da fare. Noi in pratica oggi presentiamo di fatto dei risultati rispetto a quanto sia l'impegno delle politiche regionali rispetto alle imprese utilizzando gli strumenti dei fondi europei, cosiddetta programmazione PORFESE, e ci concentriamo appunto sulla nuova programmazione che è la 2021-2027. Noi abbiamo preso come punto di riferimento quattro temi che sono quelli che appunto chiamiamoli temi, chiamiamoli aree, chiamiamoli segmenti, che sono quelli che appunto caratterizzano maggiormente le fasce sulle quali le imprese appunto hanno la possibilità di trovare sviluppo con i fondi a disposizione. Sono ricerca e sviluppo, innovazione, investimenti produttivi e credito. Allora, la prima notizia che vi vogliamo dare è che in questa nuova programmazione la Regione Marche è la prima regione in assoluto in Italia a aver immesso attraverso i bandi, perché noi, qual è? Noi parliamo attraverso degli atti che sono per noi, quanto ci riguarda, appunto, sono l'emanazione di questi bandi. Siamo la prima regione in Italia nella nuova programmazione aver immesso più fondi rispetto al numero delle imprese, rispetto al numero degli abitanti e siamo la seconda in assoluto in Italia, come vedete da questo schema, proprio per risorse totali. È ovvio che noi non possiamo competere, come vedete, con il Piemonte, ma per esempio superiamo di gran margine la Lombardia o altre regioni che hanno, diciamo, un potenziale molto maggiore rispetto a noi. Però se guardiamo i dati specifici, quindi siamo comunque la seconda regione in Italia in termini assoluti di fondi immessi, risorse immesse, ma siamo la prima, come vedete, per risorse attivate per ogni impresa e lo siamo, se puoi tornare indietro, e lo siamo di gran lunga rispetto alla. Scusa, dammi qua. E siamo di gran lunga rispetto alla seconda, che è il Piemonte, vedete, questa è per ogni impresa, e siamo la prima in assoluto anche per ogni abitante, quindi ecco, secondo il Piemonte, l'Abruzzo, la Toscana, eccetera. Quindi ad oggi le risorse a disposizione della regione attraverso i fondi PORFESR sono state per le imprese, hanno questo sviluppo. Possiamo dire che siamo partiti tipo uno scatto importante, no? Da centometristi, dicevo prima. Perché è importante questo? Perché
perché in un momento che sappiamo di grande difficoltà per le imprese, in un momento dove crisi internazionali, crisi dei consumi, guerre, eccetera, situazione post-pandemica, adesso ci si è messa anche la chiusura di una parte del Golfo e quant'altro, a immettere immediatamente delle risorse che poi ovviamente saranno, diciamo, troveranno beneficio, sviluppo nel momento in cui i progetti finanziati partiranno, però già oggi, aver investito oggi, significa che dal prossimo anno, fra due anni, i primi benefici si vedranno e arriveranno alle aziende. Cioè, quindi non è che partire con, diciamo, subito l'acceleratore abbastanza a tavoletta, come si dice, è fondamentale proprio perché oggi creiamo le condizioni affinché le imprese possano trarne dei benefici prossimo anno, fra due anni e fra tre anni. Cioè una sorta, è una propria, diciamo, una volontà di investire per dei risultati che possiamo a breve termine raccogliere. Allora, andando sui singoli aspetti, sulla ricerca abbiamo fatto un investimento di 45 milioni di euro attraverso il bando più grande mai realizzato dalla Regione Marche a favore delle imprese, e anche qui vedete, ma queste sono, va bene, sono delle classifiche graduatorie, diciamo che queste ci interessano, anche se anche qui, come vedete, se consideriamo tranne la Toscana, visto che il Lazio e il Piemonte in questa risorse hanno anche già incluso l'innovazione, siamo comunque tipo la seconda regione, ma a parte questo, i dati, diciamo, delle graduatorie importanti erano quelli precedenti. Qui che cosa possiamo dire? Perché poi ovviamente noi non parliamo solo di somme, parliamo anche di quello che abbiamo raggiunto. Questo è un bando che è stato chiuso, che attualmente è in verifica ovviamente di ammissione graduatoria, 250 progetti, ben 110 milioni di euro che sono stati richiesti, uno sviluppo di 190 milioni di euro rispetto appunto alle progettualità, 433 sono le imprese coinvolte, alcune in aggregazione, alcune singole. Importante che di queste imprese addirittura 65 fuori regione, che però con la volontà, perché così prevedeva il bando, di aprire una sede di investimento nelle Marche. Quindi questo bando è importante anche come elemento proprio di attrazione di investimenti, coinvolte grandi e piccole imprese. Che cosa, diciamo, gli elementi fondamentali è la semplificazione amministrativa che abbiamo portato, quindi per questo un bando che è stato molto molto richiesto, anche questo coinvolgimento con tutte le organizzazioni, le associazioni di categoria, collaborazione start-up che hanno fatto da fornitori proprio di innovazione verso anche le grandi imprese. Questo era l'unico bando aperto non solo alle piccole e medie imprese ma anche alle grandi imprese. E poi l'altra parte che a noi ci piace sottolineare è il welfare aziendale. Noi siamo stati la prima regione in Italia a fare un protocollo con le associazioni di categoria, datoriali, i sindacati, proprio per mettere su ogni bando anche una priorità, una premialità rispetto a quelle aziende che facciano dei progetti, presentino dei progetti di sostegno alla famiglia, formazione del personale, attenzione alla salute, al tempo libero, come vedete, flessibilità dell'orario, eccetera. Perché noi crediamo che, tra l'altro, essere una cosa giusta, il benessere del lavoratore, è anche funzionale rispetto alla produttività stessa dell'azienda. Cioè, laddove un lavoratore si sente accolto nell'ambiente di lavoro, si trovi bene,
aumenta anche la propria, diciamo, identificazione, appartenenza all'azienda per la quale lavora, quindi lavora anche con, diciamo, più intensità, più coinvolto, e tutta una serie di cose che vanno, ma questi sono dati, non è che vi dico io, dati ormai acquisiti, si ammala di meno, fa meno assenze, aumento della produttività, eccetera. Quindi questo per quanto riguarda la ricerca. Poi passiamo velocemente all'innovazione, che è l'altra parte che abbiamo. Allora, sull'innovazione noi abbiamo utilizzato dei fondi per lo scorrimento di precedenti fondi, sempre su questa programmazione, per lo scorrimento di bandi precedenti. Questo perché? Perché ci sono dei bandi, e questo ci sarà purtroppo, lo dico da un certo punto di vista, sempre, dove dei progetti non hanno non trovano spazio, no? Perché si crea una graduatoria, a un certo punto finisce la capienza, diciamo, delle risorse disponibili, ovviamente si crea una graduatoria dei primi non ammessi e così via. Allora, laddove però vediamo che ci sono progetti importanti, dove pensiamo che possano essere, crediamo fortemente nel bando, facciamo una immissione anche di risorse quando ciò è possibile. E l'abbiamo fatto con 16.700.000 euro per lo scorrimento, appunto, di una graduatoria relativo a transizione tecnologica e digitale dei processi produttivi e dell'organizzazione, 137 progetti nuovi finanziati, e poi l'abbiamo fatto per il riorientamento e la diversificazione dei mercati, anche qui altri 200 progetti finanziati. Quindi intanto iniziate a sentire anche i progetti che con questi fondi stiamo finanziando, oltre 200 ne finanzieremo con bando precedente. Guardate questi numeri, sentirete gli altri, questo significa molto. E poi il nuovo bando, che è in fase di chiusura, ancora manca un mese, verrà chiuso entro il 28 marzo, quindi ancora è aperto, ed è un bando importantissimo che riguarda l'innovazione di prodotto sostenibile e digitale. È un bando importante, sono 28 milioni di euro attivati. Noi abbiamo voluto dividere questo bando in 7 graduatorie, stabilendo un po' quelle che sono per noi le priorità, lo dico in maniera molto, sì, molto semplice, attraverso la strategia di intelligente, di specializzazione rispetto, appunto, ai vari ambiti, e sono sistema casa, arredo, ambienti, 5 milioni di euro, 5 milioni per moda e persona, dove ricade ad esempio il calzaturiero, anche l'abbigliamento, eccetera, 5 milioni per la meccanica engineering, 4 milioni per il sistema agroalimentare, 3 milioni prodotti e servizi per la cultura e l'educazione, 3 milioni per la sanità e 3 milioni per l'economia dei servizi. Ora, la particolarità di questo bando che segue il concetto della Twin Transition, ovvero noi chiediamo che che i progetti presentati abbiano soddisfino due richieste, quello della sostenibilità digitale e quindi della transizione digitale e della sostenibilità ambientale. Questo perché? Perché sono ormai, diciamo, le due, assolutamente due obiettivi richiesti dall'Europa, ma dal mercato, su ogni sia prodotti che processi industriali. Ormai, se non un'azienda non è capace di utilizzare tutti gli nuovi strumenti legati alle nuove tecnologie, alla digitalizzazione, e non lavora su un concetto di sostenibilità ambientale, è un'azienda che non riesce ad essere competitiva su mercati internazionali. Quindi per noi questo bando è importante proprio perché va realmente a sostenere le aziende.
Inoltre, richiediamo anche e prevediamo l'adozione di nuove strategie di marketing per la commercializzazione del prodotto. Altro aspetto importante che diciamo sempre in questi nostri incontri sul territorio, nella conoscenza delle aziende, noi, e io lo dico, chi mi sente, magari sarò ripetitivo, però è giusto ribadirlo perché ormai per noi è uno degli aspetti fondamentali delle politiche regionali sullo sviluppo e sulle imprese marchigiane. Noi abbiamo questa capacità incredibile, lo sappiamo, del know-how, delle capacità soprattutto di fare prodotti di qualità, cosiddetta artigianalità diffusa un po' ovunque. Quello che noi ci manca è ancora, diciamo, la capacità di avere dei percorsi professionali proprio di marketing, di riuscire a piazzare in contesti di mercati internazionali globali i nostri prodotti. Allora, noi stiamo, e questo è una parte, lo faremo anche con altri, un altro bando, quello dell'internazionalizzazione, quando a breve lo apriremo, per noi è fondamentale questo, cioè proprio l'accompagnamento e la ricerca proprio di nuove strategie che possano portare alla comunicazione, al marketing, alla ricerca proprio di nuovi obiettivi, accompagnati anche attraverso delle nuove figure professionali, no? Infatti abbiamo inserito il Digital Export Manager e altro, perché comunque questa è una parte che assolutamente deve essere ancora sempre di più implementata. Quindi, innovazione, anche qui premialità, benessere dei lavoratori. Passiamo, e questi erano, diciamo, dei bandi che riguardano quello che è stato il lavoro di Stefania Buzzoletti prima che divenisse nostra direttrice di dipartimento. Se ne occupa sempre perché comunque è la sua formazione. E passiamo invece agli investimenti produttivi che riguardano più il dottor Bertini, il nostro dirigente Bertini. Allora, qui che cosa abbiamo fatto noi? Come prima abbiamo investito anche delle risorse 2021-2027 in bandi precedenti per dargli ovviamente sviluppo, perché ritenevamo fondamentali, e in modo particolare abbiamo finanziato 25 piani industriali con 37 milioni di euro, un bando molto importante secondo me, perché ha unito sia strategie importanti anche di grandi imprese con anche finalità occupazionali. Noi attraverso questi 25 piani industriali finanziati abbiamo garantito almeno un minimo di 800 occupati in più nella regione Marche, nelle aziende che appunto hanno visto percepito il contributo, il finanziamento. Ma questo per bando, cioè non è che sono risultati capitati per sbaglio di conseguenza. No, nel bando era previsto un piano anche occupazionale in più, cioè netto, positivo, cioè non che io sostituisco, due me ne vanno in pensione, ne assumo altri due e sto a posto, no. Quanti occupati avevi nell'azienda? 100, perfetto. Ora ne devi avere 150, quindi se ne devi assumere 50 al netto di chi va in pensione, in malattia, eccetera, in pensione in sostanza. Quindi 803 nuovi posti di lavoro. E progetti, ripeto, molto molto importanti. Abbiamo anche finanziato, sempre per il discorso di scorrimento, questi fanno parte di questi, ok. Quindi 9 milioni, scusate che ho perso un attimo, ok, perfetto, e questo è quello che abbiamo fatto. Poi abbiamo messo in campo tre bandi di cui due sono chiusi. Quello delle cooperative mi sembra ancora invece è aperto e probabilmente daremo anche una piccola proroga. Due bandi di investimento ammodernamento tecnologico, creazione di nuove unità produttive. Uno per artigianato,
uno per industria e poi c'è una parte per la cooperativa. Anche qui sono stati investiti importi molto importanti con delle richieste altrettanto importanti. Allora, fino adesso, quindi qui posso fare anche un po' un punto veloce della situazione, i bandi che abbiamo messo in campo non solo non sono andati, diciamo, non è, lo dico in maniera proprio molto banalizzando un po', non è avanzato nulla, cioè nel senso tutte le risorse disponibili sono state ovviamente occupate perché poi bisogna fare le verifiche no, formali, progettuali, eccetera, ma c'è stata una domanda ancora maggiore. Quindi, anzi, sarà pure forse una difficoltà che potremmo avere in futuro cercare di soddisfare tutte le domande che sono arrivate. Però allo stesso tempo voglio dire che siccome questi bandi presuppongono ovviamente una compartecipazione, non è che finanziano al 100%, quindi le aziende, le imprese che presentano i progetti fanno degli investimenti propri. E questo sta a significare due cose. Allora, uno, ovviamente, l'importanza anche dell'informazione che tra regione e organizzazioni c'è stata. Cioè io ho partecipato, le organizzazioni spesso, e quindi ce ne sono presenti diverse, ho partecipato a dei webinar, abbiamo partecipato informativi, cioè devo dire che grazie alle organizzazioni, grazie ovviamente alla disponibilità, ma anche alla propositività dei nostri dirigenti, le informazioni sono arrivate capillari a tutti. Cioè non esistono aziende che possono dire ah, non sapevo che c'era quel bando. Cioè abbiamo creato un sistema di informazione e di trasparenza e questi sono i risultati. Perché quando tu hai una overdose di richieste, nel senso overbooking, mettiamola così, allora vuol dire che l'informazione è arrivata ovunque e vuol dire anche la bontà dei bandi stessi, perché se il bando è fatto bene suscita dell'interesse. Ovviamente se il bando non è fatto bene uno dice a me questo bando può servire, non può servire, non lo so. E terza ed ultima cosa, che è forse la più importante, testimonia una vivacità delle aziende e delle imprese marchigiane. C'è una voglia di investire, cioè noi qui c'è fame reale, ma fame, attenzione, no, fame che moriamo di fame, fame di crescita, di sviluppo, di investire, c'è questa voglia, questa volontà che veramente ci contraddistingue. Io lo dico e non lo dovrei dire perché qui non me ne prendo io il merito, ma noi una settimana fa eravamo a Roma ed eravamo con, no, lo diciamo perché c'eravamo tutti e tre, tra l'altro al Ministero delle Imprese, del MIMIT, c'era la vicepresidente della Regione Lazio, che ha le stesse deleghe mie, Roberta Angelilli, con il capo dipartimento, la direttrice del dipartimento, che ha detto, mi dite un attimo questo bando sulla ricerca, perché ovunque si dice che le Marche hanno fatto un bando incredibile sulla ricerca, come avete fatto, noi abbiamo avuto poche risposte, che cosa ecco, per dire, allora fa piacere, cioè una regione comunque come il Lazio, che con tutto rispetto non è il Molise, no? Che viene a dirci che come avete la vicepresidente, come avete fatto un bando sulla ricerca, è perché si dice, si è voce comune che ha avuto un successo, né? E quindi questo fa piacere. Però dico, noi siamo stati bravi assolutamente, o politica, uffici e organizzazioni, però testimonia veramente una grande volontà di crescita da parte delle aziende. Noi questo per noi è un grande stimolo, ovviamente, per cercare di mettere a disposizione proprio il massimo di quello che possiamo fare. E quindi dicevo, rispetto a questi tre bandi, di cui due chiusi e uno in chiusura, abbiamo anche previsto dei, questi quali sono? Il filiera, aiuta un po'. Ah,
Questo con la rendicontazione, con progetti già fatti, abbiamo fatto filiere produttive, ecosistemi, farli vedere. Adesso usciranno dei bandi sulle infrastrutture di ricerca e spazi collaborativi per nuove imprese, sono 7 milioni di euro, c'è molta attenzione da parte soprattutto di start-up, di piattaforme varie, perché è un bando che si avvicina molto anche a un nuovo mondo, no, che riguarda appunto il co-working, riguarda la condivisione, i giovani, sì, le imprese creative, le start-up, e quindi è pronto a uscire questo bando. Ultimo dei quattro. Diciamo delle quattro aree prese dove abbiamo investito, dove abbiamo immesso fondi, è il credito. Allora, il credito è un tema molto molto attuale. Io nei miei incontri con le associazioni, ma anche con le imprese a livello così più o meno organizzato, una delle richieste maggiori e delle difficoltà maggiori da parte delle imprese è proprio l'accesso al credito. C'è una grandissima diciamo, richiesta di liquidità, sia proprio perché manca la liquidità, è cambiato anche il sistema bancario rispetto ai crediti, è mancato anche un po' culturalmente. Anni fa c'erano queste banche di prossimità vicine soprattutto alle piccole imprese che davano dei crediti, no? Spesso voglio dire, non dico senza garanzie, però c'era un modo diverso, no? Anche di vivere il territorio. Ora il sistema è cambiato, le imprese hanno assolutamente necessità di accedere al credito e noi come Regione Marche abbiamo creato diciamo, un pacchetto di 91 milioni di euro dove abbiamo immesso all'interno diversi aspetti che vanno dal credito legato all'energia, all'agricoltura. Ora, nello specifico, questo è uno specchietto generale, però a noi quello che adesso ci interessa è il bando che abbiamo aperto da poche settimane, che riguarda appunto un 20 milioni di euro e si chiama esattamente Credito Futuro Marche, con la possibilità appunto di abbattere con ovviamente una percentuale dei tassi del mutuo, la possibilità di intervenire fino a un massimo sui costi appunto della garanzia che le imprese devono dare appunto alle banche dove vanno a prendere il credito, e anche un discorso di copertura dell'80% dell'assicurazione, della parte assicurativa fino all'80%. Quindi è un bando che già in pochissimi giorni ha investito tantissime aziende con molte richieste. E questo, ripeto, è un aspetto per noi fondamentale. Insieme all'assessore Brandoni stiamo gestendo questo bando. L'assessore l'avevo invitato, ma non può essere qui oggi presente. E ecco, questo è un po' il quadro generale. Ci sono ovviamente anche delle cose dei bandi che, come dicevo prima, che ancora dovranno essere immessi nel sistema, e questo lo faremo a breve, però volevamo intanto fare un punto, mettere un po' un punto fisso, no? In questo momento, quando abbiamo avuto la possibilità di leggere questi primi dati, che per noi appunto sono stati assolutamente
voglio dire, imprevedibili sotto alcuni punti di vista. Poi potrei citare tante altre cose, magari qualcosa lo diciamo pure, abbiamo fatto con il bonus Energia Marche 6 milioni e 300 mila euro per 700 imprese che avevano, per aiutarli a pagare le bollette, e questo è stato anche un investimento a favore delle imprese importanti, perché sapete, con delle spese soprattutto tra il 2021 e il 2022 energetiche sempre più alte, dare un contributo di fatto di 6 milioni e 300 mila euro a favore di 700 imprese non è finora un massimo, non è cosa da poco. Fra un po', anche se non riguarda il settore sviluppo economico, però riguarda le imprese e riguarda le mie deleghe, ci sarà anche il progetto, un bando energia di, adesso io non mi ricordo la somma perché oscilla sempre tra i 20 e i 24,5 milioni di euro per progetti di risparmio energetico. Anche qui verranno sia le PMI ma anche le grandi imprese sono beneficiarie, ed è, si va ad aggiungere ovviamente, anche perché sono fondi PORFES 2021-2027, si andranno ad aggiungere a questi dati. Dei 7 milioni del co-working, incubatori di cui parlavo prima, imprese giovani, start-up, ve ne ho già parlato. Ho accennato ai fondi anche per l'internazionalizzazione per le imprese, che sono circa 10 milioni di euro, e in più altri 9 milioni e mezzo di euro per le start-up innovative. Questi sono gli altri interventi sicuri che faremo nel 2024, che si andranno appunto a sommare a quelli che abbiamo appena illustrato. Io ho parlato anche troppo, ovviamente tantissime cose le ho dimenticate, ma è normale perché tanti sono gli argomenti. L'importante è questo, visione della Regione Marche, Regione Marche per lo sviluppo dell'ecosistema e della nostra regione economico, punta sulle imprese, collaborazione con le organizzazioni, con le associazioni, sostegno attraverso lo strumento dei bandi, puntare sull'innovazione, sulla digitalizzazione, sui nuovi anche diciamo anche nuovi aspetti di marketing, perché non solo sul prodotto, che dove ripeto noi già qui siamo a livelli altissimi di produzione, ma lavoriamo sul marketing, lavoriamo sul modernizzare anche i processi produttivi, automatizzazione, nuove tecnologie. Ecco, la regione punta sostanzialmente su questo, e con una parte dedicata al credito, perché serve assolutamente la liquidità anche per sostenere la compartecipazione ai bandi, perché come vi dicevo prima sono bandi che vanno dal 40 al 60% adesso più o meno di contribuzione, e c'è una parte invece a carico delle aziende. Allora, se magari attraverso l'accesso al credito, poi c'è un'attenzione alla cooperazione, adesso vedo qui Mauro Scattolini, è la prima volta che attraverso il PORFESR noi finanziamo anche il mondo della cooperazione, questo è riconosciuto, e ringrazio tutto il sistema della cooperazione regionale. È la prima volta che metteremo, anche se non è argomento specifico, però dei fondi di credito per l'agricoltura, quindi ci sono anche proprio delle novità assolute. C'è questa attenzione al welfare aziendale, dove vi ripeto non è solamente un gesto nobile, ma è anche strategico, perché pensiamo possa essere uno degli elementi che possa aumentare veramente la produttività delle imprese. Soprattutto c'è questa attenzione all'innovazione, alla ricerca, ai nuovi sistemi digitali. Io ne sento parlare tanto ultimamente, innovazione è, fa piacere che se ne parli, poi magari c'è chi ne parla e chi no, lo mette in pratica, e noi qui lo stiamo mettendo realmente in pratica attraverso anche, sempre noi abbiamo il Digital Innovation Hub, delle associazioni, altro strumento sul quale noi ci appoggiamo e ci appoggeremo, fondamentale, strategico.
Tutto ciò si accompagna anche a una necessità di rendere le nostre marche sempre più digitali in generale, quindi parliamo anche di, adesso esula da questo, però già che ci siamo, parliamo anche di politiche legate proprio alle infrastrutture digitali, con varie associazioni stiamo lavorando e parlando anche di questo, perché è ovvio che se noi pretendiamo che le aziende siano sempre più digitali, dobbiamo però dare la possibilità a tutti di esserlo, quindi se non c'è un sistema efficiente di accesso alla digitalizzazione, è come se no, pretendi che di spostamenti, flussi da tutte le parti e poi non hai l'aeroporto, non hai le strade, non hai le ferrovie. Noi parliamo di infrastrutture immateriali e infrastrutture materiali, noi ci occupiamo di quelle immateriali che però ad oggi sono altrettanto importanti rispetto a quelle materiali. Un ringraziamento va veramente agli uffici, lo dico perché c'è massima condivisione e professionalità e massimo rispetto anche dei ruoli, perché la politica giustamente assume le proprie responsabilità dagli indirizzi e gli uffici non registrano solamente in maniera, diciamo, pedissequa quello che gli viene richiesto, ma mettono assolutamente attraverso veramente un grande coordinamento e una grande professionalità del proprio per aggiungere valore a quello che si sta facendo. E questo è un patrimonio, sono convinto, parlo veramente di questo settore, patrimonio che rimarrà nella Regione Marche, perché noi assessori cambiamo, ed è giusto che sia così, spesso c'è un'alternanza anche di maggioranze, di cose, è altrettanto giusto che sia così, però se si riesce a impostare un lavoro e magari anche nel nostro piccolo, anche io magari posso dare il mio contributo a impostare un lavoro, un metodo di lavoro anche negli uffici, questi sono poi dei me metodo che rimane nel tempo, a prescindere dall'assessore, a prescindere dalle maggioranze. Quindi credo che siamo in una fase importante e quindi dobbiamo lavorarci. Concludo dicendo che ci siamo autoincensati, autocelebrati, però non è un obiettivo raggiunto. Questo è quello che abbiamo fatto ed è giusto riconoscerlo. Però tutto ciò aumenta anche la responsabilità e ci dà lo sprone per arrivare ancora a obiettivi più importanti. Quindi intanto ringrazio a tutti per la presenza, non nomino gli altri funzionari presenti anche qui perché poi, come sempre, rischio di dimenticarmene qualcuno, Stefania, prego. No, io mi volevo unire ai ringraziamenti dell'assessore per il lavoro che abbiamo svolto insieme con le imprese e con le associazioni di categoria, perché per me è stato veramente un passaggio molto importante. C'è stata una condivisione, una concertazione che mai si era verificata prima, che ha fatto crescere anche le strutture regionali. Quindi di questo sicuramente le associazioni di categoria sono le principali responsabili e quindi secondo me è davvero stato un lavoro importante nella definizione della strategia che abbiamo messo in campo insieme, che andremo magari eventualmente a rivedere, a modificare strada facendo, ma l'abbiamo veramente realmente condivisa con voi, con tutte le imprese e con tutti gli stakeholder. Poi secondo me c'è un passaggio importante che volevo anche segnalare, cioè sono state portate anche delle novità, no, di trasversalità della ricerca e dell'innovazione, e questo pure è stato fatto con la responsabilizzazione delle associazioni di categoria, cioè noi abbiamo tolto i codici Ateco e le associazioni di categoria hanno condiviso con noi questo aspetto e potevano eventualmente anche invece pensare in modo molto più diciamo proprio ai propri interessi. Invece hanno veramente aperto l'attenzione alle aziende e questo è secondo me un passaggio davvero importante. Quindi la condivisione e la serietà con cui abbiamo svolto questo lavoro. E che insieme faremo poi con i prossimi bandi, in particolare questa novità del credito, che comunque noi vogliamo approfittare il più possibile, insomma, di questa novità, anche con riferimento ad esempio all'internazionalizzazione, alle start-up, stavamo ragionando se inserire l'elemento del credito anche su questi nuovi bandi.
Chiaramente anche in questo caso ci confronteremo con tutti gli stakeholder per capire se poi è una novità che può portare dei vantaggi o meno, anche se riteniamo appunto che possa essere la soluzione per incentivare ancora di più le imprese e aiutarle in questo percorso di crescita. E poi c'è stato un lavoro enorme sui piani industriali che è stato svolto e che ritengo importante per la nostra regione, cioè non a caso abbiamo avuto tante richieste di piani industriali complessi dove all'interno c'è un po' di tutto, cioè c'è l'ammodernamento della propria unità produttiva, c'è la creazione di nuove unità produttive, c'è però anche la ricerca, l'innovazione, la formazione, la parte energetica, quindi è veramente un fermento importante del nostro territorio che dimostra che questi sono un po' gli investimenti su cui le aziende hanno bisogno di puntare per una crescita nei prossimi anni. Quindi io questo volevo insomma unirmi alle parole già espresse dall'assessore, quindi grazie veramente a tutti. Sono domande o interventi? Se posso un po' di analisi, perché tutto questo lavoro noi eravamo dati, no? Brand marche, le marche arrancano a questa faccia, cioè cosa sta mancando? No, io come ho detto all'inizio, questa è proprio la base sulla quale ripartire, no? Cioè noi questi 200 milioni che abbiamo appena messo in campo, che poi ne saranno ancora di più durante l'anno, è ovvio che gli effetti tu li vedrai una volta che i progetti verranno sviluppati. Quindi io rivendico questa cosa per le Marche, cioè che rispetto ad altre regioni dove i problemi che tu hai sottolineato sono sostanzialmente in gran parte problemi che legano un po' tutte le regioni, da noi sta avvenendo un cambio, soprattutto perché poi i numeri bisogna vedere da come si leggono, no? Cioè qui dice chiudono tante imprese, sì è vero, però chiudono sempre le imprese, sempre più le piccole. Cioè noi siamo ormai a un livello tale di mercati dove vengono richieste determinate condizioni, determinati requisiti. E purtroppo, diciamolo, le imprese, quelle piccole, quelle che noi conosciamo, le microimprese, quelle quasi familiari, a conduzione familiare, non hanno spesso la capacità o anche le competenze per rispettare determinati requisiti che i mercati di oggi richiedono. Quindi la tendenza è questa, cioè alcune vengono inglobate in aziende più grandi, altre chiudono e si aggregano in altre imprese, quindi non è che è un dato, cioè è un dato numerico, ma com'è che ci sono, non so, dico le 300 imprese di meno? Sì, è probabile, però perché cambia magari meno imprese, ma mediamente più grandi. Quando noi parliamo di digitalizzazione, parliamo di sostenibilità ambientale, parliamoci chiaro, non tutte le imprese hanno anche quelle competenze, hanno anche quella, diciamo, anche approccio culturale, mentale, no? Spesso sono delle vecchie imprese, di conduzione familiare. Allora noi cerchiamo di raggiungerle, e tu lo sai perché lo facciamo soprattutto ad esempio nel mondo del calzaturiero, cerchiamo di diffondere attraverso, c'è il Digital Innovation Hub, no? Ne parlavo prima, è un servizio fondamentale alle imprese, no? E raggiunge tutte le imprese, anche le più piccole. Però oggettivamente le imprese più piccole hanno delle difficoltà, anche perché sono degli asset immateriali che però comportano dei costi anche. Quindi o tu hai, se tu vuoi prendere il manager digital, lo paghi. E non tutte le aziende, quelle più piccole, hanno questa forza o questa capacità. Allora la regione magari aiuta attraverso questi bandi, le vuole sostenere, però è ovvio che non sempre ci si riesce. Poi ci sono problemi di mercato, ovviamente quello è. Allora questa è una risposta, è proprio questa, dire bene, ci sono questi problemi, allora noi subito, per questo io rivendico la
velocità dell'immissione dei fondi, oltre la qualità, ovviamente, no? Ma su questo ne siamo convinti. Però l'elemento che voglio sottolineare è proprio la velocità nell'immettere, che siamo stati più veloci in assoluto, a metterli a disposizione delle aziende. Quindi con dei progetti, alcuni bandi già sono chiusi, sono in fase di controllo, di, come si dice tecnicamente, valutazione, ecco, non mi veniva, sono in fase di valutazione, dopodiché i progetti partono e quindi è lì che vedrai i risultati, lì che vedrai centinaia di milioni di euro. Il credito, noi adesso c'è il bando, con 20 milioni a disposizione delle aziende, noi, io adesso non so quant'è la leva che Fabio, qual è la leva che a 6? Una a 6. Allora, significa che noi mettiamo 20 milioni di euro e sviluppiamo fondi per 120 milioni di euro. Allora, vuol dire 120 milioni di euro freschi immessi per investimenti sul territorio per le aziende. È lì che poi abbiamo i risultati. Quindi più fondi immetti, più risultati è. Poi dopo è ovvio, ci sono le scelte delle singole imprese, c'è tanto altro. Noi non abbiamo, non siamo una regione delle grandi imprese, spesso son le grandi imprese che portano anche grandi numeri, che creano degli indotti, che danno vita alle forniture, a tutto il discorso, no, delle supply chain, cioè è tutto collegato, no? Allora noi abbiamo una condizione tale che in certi momenti del mercato porta a dei risultati, perché magari la piccola e media impresa regge. Adesso è il momento invece dove la piccola impresa ha più difficoltà rispetto alle imprese più grandi. Quindi, vivendo questo momento internazionale di difficoltà, noi che abbiamo questo sistema imprenditoriale ne soffriamo di più. È per questo che abbiamo lavorato immediatamente per cercare di dare le risorse a disposizione delle aziende. Quante proroghe dei bandi? Ok, ci sono. A posto così. Bene, grazie.